Dunque, molto benissimo, sono riuscito a fare un altro video da già tanto perché causa i continui impegni è molto difficile per me riuscire a fare almeno due video alla settimana. Io vorrei poterne fare di più, ma più di due non ci riesco. Tra l'altro, questa volta è che ho avuto la fortuna di avere una giornata di ferie, diciamo, cioè di flessibilità negativa, per il poco lavoro ci hanno lasciato a casa e di conseguenza posso fare un video in più, altrimenti c'è già. E quindi ne approfitto per finire di parlare della vicenda terrena del Bab, che ormai è sotto processo e sta per essere giustiziato dalla corona iraniana. Allora, ero rimasto al punto in cui no, si deve decidere se condannarlo a morte oppure dichiararlo insano di mente e allora rinchiuderlo in manicomio per il fatto di insano di mente, per il fatto di essersi dichiarato la manifestazione stessa di Dio. William McCormick, il medico del principe della corona, esaminò il Bab. Da notare, William McCormick, nome chiaramente britannico, cioè, inglese, presumibilmente, anche se Cormick forse potrebbe essere un cognome scozzese o irlandese, cioè, sembra celtico. Comunque, William McCormick, il medico del principe della corona, esaminò il Bab. E a quel tempo gli inglesi erano come il prezzemolo, si impicciavano di tutto e di tutti, sia in Asia che in Africa che in America. Esaminò il Bab e si confermò, e in Australia soprattutto, esaminò il Bab e si confermò con la richiesta del governo di trovare elementi per la clemenza, ma pur rinviandone l'esecuzione, non lo salvò dall'abbastinado. 20 colpi di frusta alla pianta dei piedi. L'abbastinado è un metodo di tortura di origine spagnola che consiste nel colpire le piante dei piedi della vittima con un oggetto duro che può essere una frusta, una verga o un oggetto simile. Il dolore inflitto dalla tortura sta soprattutto nel fatto che va a colpire molti tendini, nervi e piccole ossa presenti nel piede. Il rapporto ufficiale dichiarò che a causa di questa tortura il Bab avesse ritrattato e si sia scusato con l'impegno a non più rivendicare la propria divinità. Nonostante il rapporto ufficiale, molti ritennero le asserzioni ivi contenute non veritiere e che vi fossero state inserite al solo scopo di minare presso la gente l'autorità morale del Bab, no? Cioè, qui appunto abbiamo due versioni diverse, cioè la versione ufficiale che dice, dopo la tortura il Bab si è ridimensionato, no? Ha detto no, non sono una manifestazione di Dio, scusate tanto, mi sono sbagliato, e invece altri che ritengono che simile affermazione, cioè simile versione ufficiale, sia stata messa in giro solo allo scopo di screditare il Bab e ridimensionare così i suoi seguaci. Esiste un documento di ritrattazione predisposto dalle autorità dopo il processo, ma che il Bab si rifiutò di firmare. Quindi non è firmato dal Bab e quindi si può pensare appunto che il Bab non ritrattò. Magari sul momento, subito dopo la bastonata, magari sul momento aveva espresso questa intenzione, però dopo ha cambiato idea. Chissà, chi può dirlo? Ecco, questo per far capire come anche quando si hanno documenti storici, no, che possono attestare determinate cose, poi le prove assolute di come si sono svolte le vicende esattamente, non le ha nessuno, perché appunto la storia non può scriverla nessuno. Cioè, ciò che noi abbiamo, per quanti documenti abbiamo, per quante registrazioni, sarà sempre una parte della verità, sarà sempre una visione parziale.
Quindi quelli, tanto per lanciare un'altra frecciata a quelli che dicono gli storici ci imbrogliano, la storia va riscritta, non hanno capito niente di cos'è la storia. La storia va sempre riscritta, nel senso che possono saltare sempre fuori delle prove nuove, no? Ecco, gli storici non ci ingannano proprio per niente, semplicemente non hanno elementi in mano e ci danno la versione che sembra più probabile di vicende che comunque non possono essere inquadrate in modo assoluto, viste in modo assolutamente oggettivo. Chiunque conosca la scienza, perché anche la storia è una scienza, ci sono le scienze naturali che studiano i fenomeni naturali e ci sono le scienze umanistiche che studiano i fenomeni umani, come per esempio appunto la storia, l'archeologia, l'antropologia, la psicologia, la medicina, no? Ecco, e quelle sono molto più complesse perché l'uomo è la cosa più complessa che ci sia a questo mondo e di conseguenza sono anche meno esatte perché si occupano di fatti estremamente complessi. Quindi la storia delle religioni, anch'essa è una scienza umanistica. Ma qui nessuno imbroglia nessuno, semplicemente si rischia continuamente di prendere delle grandi cantonate perché è difficile ricostruire determinate cose. Ecco, questo detto molto semplicemente è anche come lezione per quelli che dicono gli accademici, gli storici ci ingannano la verità, cioè questi complottisti che, vabbè, non smetteranno di essere complottisti loro, però le persone che sono semplicemente ignoranti, che vengono ingannate dai discorsi dei complottisti, che queste cose le sappiano, le capiscono così, non saranno più ignoranti e non potranno più essere intortate da strani discorsi, no? Ecco, una volta che capisci cos'è il metodo scientifico e capisci quali sono i problemi scientifici, anche umanistici, delle scienze umanistiche, allora tanti misteri si ridimensionano. La vita è piena di misteri, semplicemente perché noi non sappiamo un sacco di cose, no? Ecco, no? Però la soluzione dei misteri non sono Atlanti degli alieni, ogni santissima volta, quella è mitologia, e di conseguenza chi trova sempre quelle spiegazioni sono un branco di mitomani. Ok, allora, il Bab fu alla fine riportato nella fortezza di Chirik, di Chirik, è scritto CH, quindi immagino che si pronuncia Chirik, però va a sapere qual è la pronuncia del persiano. Io di persiano non so assolutamente nulla a parte due o tre parole, così imparate durante lo studio dello zoroastrismo. Poi quello, tra l'altro, era persiano antico, persiano moderno, non so neanche come sia. Prima che il Bab morisse, cioè successione del Bab. Ormai siamo arrivati alla fine, no? Prima che il Bab morisse, un suo seguace, Abd al-Karim, gli prospettò la necessità che nominasse un successore alla guida del suo movimento religioso in attesa di colui che Dio renderà manifesto, no? Cioè, saggiamente, un suo seguace dice: senti, ok, tu hai detto che dopo di te verrà uno più grande, no? Colui che Dio renderà manifesto, ma non sappiamo quando arriverà. Di conseguenza, nel frattempo, fra la tua morte e l'arrivo di questo qui, ci deve essere qualcuno che guida il movimento in attesa che si manifesti la nuova manifestazione di Dio. Dunque, durante la sua prigionia nella fortezza di Cirik, prima era scritto Cirik, adesso l'hanno scritto Cirik, vabbè, sbagli, vedete com'è facile sbagliare, cioè qui non c'è nessun inganno, semplicemente la distrazione può giocare un ruolo fondamentale nel non farci capire come è andata la storia. Qualche tempo dopo il martirio di Kudus, il Bab scrisse nel 1000. Kudus era un altro seguace del Bab, se ricordate. Il Bab scrisse nel 1849
una lettera intitolata Lau i Vasaya, considerata come il suo testamento. Cosa significa Lau i Vasaya? Non viene specificato chiaramente, deve essere anche se in persiano, con la quale nominava Subi Azal, suo successore e guida della comunità Babi dopo la sua morte, fino al momento in cui non sarebbe apparso colui che Dio renderà manifesto, Man Yuzirullah in arabo, no? Colui che Dio manifesterà, Man Yuzirullah in arabo e in persiano, c'è cioè scritto poi in grafia, cioè l'alfabeto arabo. Per me è illeggibile perché sono un povero ignorante, versetto 27, con le consegne di assicurare la sua propria sicurezza, quella dei suoi scritti e di tutto ciò che è rivelato nel Bayan. Bayan, appunto, come ho detto, è l'opera incompiuta del Bab. Io ho dato un'occhiata su internet così, ma molto veloce, ho trovato solo una versione in francese, quindi non so se è reperibile in italiano. Bisogna chiedere alle edizioni Bahai, provate magari a cercare nel loro sito. Comunicare con i Babi e domandare consiglio ai testimoni del Bayan. Ecco, chi siano i testimoni del Bayan non viene spiegato, probabilmente erano il consesso dei capi del movimento, forse, come pure o i custodi della dottrina del Bab, come pure a Qasid Hussain Yazdi. Chi è? Non viene specificato. Raccogliere e completare gli scritti santi del Bab per poi distribuirli tra i Babi e farli conoscere all'umanità. Ecco, una cosa importante, no, è che il Bab ha lasciato degli scritti esattamente come esattamente come Maometto, no? A differenza di Gesù, che non ha lasciato scritto niente. Io ho visto un film per un tratto, no? Cioè, poi ho deciso che non valeva la pena restare lì a guardarlo tutto il tempo, a perdere tempo, non so neanche che film fosse, era su Rai 4, e in cui a un certo punto la protagonista dice se Socrate non ha scritto niente, come fa ad essere così famoso? E io subito mi sono detto, beh, questo lo si può chiedere, lo si può domandare anche riguardo Gesù Cristo, la stessa identica cosa, anche perché Gesù è ancora più famoso di Socrate, però io so appunto perché Socrate è così famoso e non ha scritto niente, e anche perché non ha scritto niente, almeno vedendo quello che diceva di lui il suo allievo Platone, che è stato soprattutto merito suo, di Platone, che invece ha scritto un sacco di cose, che ha reso Socrate famoso, no? Così come anche Gesù è diventato famoso perché? Perché ci sono i Vangeli e perché ci sono le lettere di San Paolo, no? Ecco. Però mentre sappiamo perché Platone non ha scritto niente, cioè perché Socrate non ha scritto niente, a differenza del suo allievo Platone, e non sappiamo perché Gesù non ha scritto niente. E questo già dovrebbe far riflettere i cristiani, no? Paradossalmente, io credo di non aver visto mai o quasi mai una riflessione sul perché Gesù non ha scritto niente. Sicuramente era perché non lo riteneva importante. Il che crea una dicotomia, una contraddizione spaventosa all'interno del cristianesimo, dato che invece i suoi seguaci hanno scritto quello che lui in teoria aveva insegnato e l'hanno trasmesso all'umanità intera attraverso degli scritti, no? E i cristiani non fanno altro che leggere il Vangelo, che è la parola scritta, non cioè, riferita dei discorsi di Gesù Cristo, ma Gesù Cristo
non ha scritto niente, quindi noi non possiamo sapere niente direttamente di cosa lui pensava. Ma questo fa già pensare, nel senso che non lo riteneva importante, forse perché pensava che non ce n'era nessun bisogno. Quindi, il perché poi si possono fare diverse ipotesi. Io ho una mia ipotesi, però, cioè, i fatti sono questi. E quindi già questo farebbe pensare che tutto il cristianesimo si fonda su un fondamentale fraintendimento, cosa che è mia convinzione, no? Però non la posso dimostrare con assoluta certezza, non è una certezza scientifica, però tutto direi che porta là. Ecco, questo detto tra parentesi, anche per far capire la differenza fra il cristianesimo e le religioni di cui stiamo parlando adesso, per esempio il babismo, no? Che ha molte somiglianze, senz'altro, ma anche grandi differenze, per tornare al discorso della volta precedente. Cioè, bisogna valutare anche le differenze. Il cristianesimo ha un fondatore che non ha scritto niente. Il babismo e il baismo, che sono due fedi strettamente legate, hanno invece avuto dei due fondatori che hanno scritto parecchie cose. Allora, così come Maometto. Decidere quando. Dunque, invitare tutti gli uomini ad imbracciare la rivelazione del Bab. Altro sbaglio, si dice abbracciare, non imbracciare, si imbraccia l'arma, no? Ecco, quindi imbracciare è un po' fuori luogo, è anche un po' minaccioso, no? Decidere quando sarà venuto il momento del trionfo e designare il suo proprio successore. Riconoscere colui che Dio renderà manifesto quando verrà, invitare gli uomini a fare altrettanto. E.G. Brown, nel commento alla sua edizione della storia dei Babi di Haji Mirza e Jani di Kajan, scrive a proposito di questa nomina. E qui purtroppo il brano è tutto in inglese, quindi io con le mie penose conoscenze di inglese proverò a tradurre. Briefly, what clearly appears from this account is that Mirza Yahya received the title of Subiyazal because he appeared in the fifth year of the manifestation. Dunque, brevemente, ciò che chiaramente appare da questo account, questo racconto forse, account, cioè acconto, non è, ovviamente non è quello il termine giusto, è che Mirza Yahya ricevette il titolo di Subiazal perché gli apparve nel quinto anno della manifestazione, which, according to a tradition of Kumail, is characterized by a light which is shown forth from the dawn of eternity, that the Bab bestowed on him his personal effects, including his writing, clothes and rings, nominated him as his successor, and bade him write the eight unwritten wahids of the Bayan, but abrogate it if he whom God should manifest should appear in his time and put into practice that with which he should be inspired. Boh. Allora, dice che in accordo alla tradizione di Kumail è caratterizzata da una luce che shone forth. Si manifesta dall'alba dell'eternità, o che fluisce forse dall'alba dell'eternità, che il Bab bestowed, egli non so cosa significa, su di lui i suoi personali effetti, inclusi i suoi scritti, i vestiti, gli anelli. Nominò esso come suo successore, Wali, e bade him write gli otto non scritti Waits del Bayan,
Cioè, gli disse di scrivere gli 8 capitoli non scritti del Bajan, ma lo abrogò. Se colui che Dio manifesta dovesse essere apparso nel suo tempo e messo in pratica ciò che avrebbe dovuto essere ispirato, cioè in pratica, se compare, cioè tu cerca di finire il libro che io non sono riuscito a finire, ma se compare prima colui che Dio manifesterà, allora lascia perdere perché ci penserà appunto l'altro, il mio vero successore, a mettere in pratica ciò che doveva essere solo messo per iscritto. Come ha scritto Nicolà, e qui c'è una frase in inglese, in francese, ci rinuncio, insomma, però accidenti, chi ha fatto questa pagina poteva farla meglio, eh? Sì. Dopo la morte del Bab, Subi Azal fu dapprima accettato da tutti i Babi come il leader del movimento, ma la sua leadership fu in seguito controversa. Dunque, da notare che Subi Azal era il fratellastro di Baha'u'llah, no? A un certo punto si è arrivati a una competizione fra le due figure, no? Perché ognuno dei due pretendeva di essere il vero successore del Bab. Comunque qui io adesso chiudo, arrivederci.